Genitori di tutta la galassia, questo è rivolto a voi. Space Valley, riverenze tutta la valle spaziale. Voi che ancora mandate gli sms e che andate sotto casa nella vostra piazzetta considerandola il social network, prendete carta e penna perché oggi sveliamo i segreti del web. Ma non sapevo neanche che nel 2017 esistessero ancora degli analfabeti digitali, cioè gente che non sa usare i social network. I social network non si usano per tutto, non li usano tutti. Quest'oggi due ragazzi assidui frequentatori di social network cercheranno di darvi spiegazioni. Ma avete presente tutte quelle volte in cui siete al pranzone di famiglia e il nonno del cugino, dello zio, della sorella, del cane vi chiede: scusa, ma che cos'è Facebook? Fategli vedere questo video, non dovrete più passare ore e ore a spiegare sempre la stessa cosa, che è un social network per rimorchiare. No, fategli vedere questo video e qualsiasi loro dubbio sarà. Cercheremo un po' di spiegarvi come funzionano in generale e soprattutto la terminologia che bazzica all'interno. Quella è difficile, quella è difficile, non la so neanche io. Che cos'è un direct? È quello del tennis. Dai, che cos'è Instagram? Tutto sommato è una vetrina dove mettere delle foto. Un database. Un database? No, un database. Vabbè, è un social network dove te pubblichi tutte le foto che vuoi, che la gente può vedere. Cioè, quindi una sorta di raccoglitore, ecco, così, però virtuale. Tu per che cosa usi Instagram? Ci metto le mie foto, guardo le foto degli altri. Ogni persona può decidere di pubblicare una foto. Spesso foto un po' del cavolo, ma queste poi sono cose che dipendono da persona a persona. Foto di tette? No. Genitori, andate a controllare il profilo Instagram delle vostre figlie, per favore. Il vero uso che fai cozzate. Esatto. Però non è solamente questo Instagram, no, sono anche bei paesaggi, sono anche cibo e sono anche cani. Ok, paesaggi, cibo e cani sono le mie tre cose che ho sulla pagina Instagram. Io faccio un sacco di selfie. Selfie sono le foto che ti fai gli egocentrici fanno di solito e che le bambine sorche di solito. Ma no, basta! Basta! Che si imparanoiano i genitori. Chiudo la connessione internet a tutte le figlie. Non è solo questo Instagram, non però è solo questo. È il mio social network preferito, non puoi sminuirlo a tette curi. È un 50-50. No, non è un 50-50. Quelli che guardi te sono quelle. Io ho un sacco di... No, tutti io... gli youtubers, per esempio, hanno il profilo Instagram. Che gli youtuber sono quelli che stanno su YouTube. Vabbè, quello poi ne parliamo magari più avanti. Ci sono paesaggi, come dicevi te, ci sono un sacco di cose, manifestazioni di eventi. È una grande timeline del mondo. Ti permette di seguire la storia di una persona, la storia di un luogo, la storia di un evento. Ti permette fighissimo anche di seguire il... No, non lo dico, basta, ma... A proposito di seguire gli eventi e le storie, Instagram ha anche introdotto le Instagram Stories, che praticamente è una funzionalità in cui tu puoi fare una foto o un video che dura solo 24 ore. Se per i pentiti, sì, per chi se ne pente. Per la gente che decide di fotografare qualcosa che non è abbastanza bello per renderlo una foto concreta e lo mette. Basta con questi segni di tette dalla regia! Basta! Stiamo parlando di stories qua. Cerco di non guardare. Ci sono anche i direct, che è tipo una casella di posta. Una messaggistica un po' perché si chiama direct? Perché è diretto, perché io lo scrivo a te quindi è diretto. Gente, ragazzo, fondamentalmente serve a rimorchiare. Non si rimorchia più per strada, ma per strada non si rimorchia più da decenni. Si rimorchia nei direct di Instagram. Voi per che cosa usate Instagram? Per trovare delle ragazze. Il bello di Instagram è che puoi modificare le foto, con semplici funzionalità che anche il più babbano dei babbani può attuare. Ma non puoi farle già belle? No. Ah no, perché Instagram è il regno dei finti fotografi, di quelli, esatto, che si spacciano per fotografi, applicando la foto e poi filtro, com'è che si chiama? Tipo Valencia. Io ho il filtro crema, ragazzi. Crema. Ragazzi, e i filtri per tutte le madri, ok? Non sono quelli della caffa brita, quelli della lavatrice, neanche o quelli delle canne, mi dico. Sono dei colori che tu applichi sulla foto, ma in realtà da un come po' Instagram ha introdotto anche le modifiche del contrasto, della luminosità. Però come funziona Instagram? Tu ti crei un profilo. Sì, e il sunto di tutto cos'è? È che uno poi ti venga a mettere quel cuoricino sotto alla foto, così sei tanto felice da dire: qualcuno me caga sto mondo. Tu ti iscrivi a Instagram, ti crei il tuo profilo dove ci sono tutte le tue foto e hai un tot di follower, cioè la gente ti può seguire, può diventare una tua seguace. Più follower hai, più sei fico. Che mondo di merda. Io ne ho molti più di te.
Chiudo Instagram. Riassumimi Instagram in una frase. Gente che finge di avere vite belle con filtri belli alle foto. Se le dico Instagram, cosa le viene in mente? Qualcosa che dicono le mie figlie, ma su queste cose sono completamente... Sì, ok, ma cos'è Snapchat? Qui ci troviamo all'interno di un social network che è l'apoteosi della merda umana. Ma no, no. No, cioè... aspetta, non voglio dire merda. Della cacca umana. Perché ci accusate di essere volgari. Snapchat che cos'è? Lei per caso sa che cos'è Snapchat? No. Non so se è definibile un social network, è un software di messaggistica. Circa. La funzione primaria è quella di mandare una foto o un video a uno dei tuoi contatti, a chi vuoi tu, visibile per un tot di secondi che decidi te prima e che poi si autodistrugge. Puoi guardare solo una volta. Ok, ok, infatti, cioè non giriamoci intorno, diciamo subito a cosa serve. Serve per mandare quelle foto che non vuoi che la gente salvi. Non neghiamo che la funzione è quella di mandare un po' di porno, è diventato famoso per quello. Cioè io ti mando i miei capezzoli per un secondo, sì, te li vedi per un secondo, però poi finisce lì. Secondo te a cosa serve sinceramente Snapchat? Incontri casuali sicuramente. Snapchat uguale canile. Infatti non ce l'ho perché mi dà proprio fastidio. Adesso genitori, prima che loro chiudano il video, ascoltate questo, vai, dillo subito. Disinstallatevi Snapchat. L'altra funzionalità di Snapchat è quella di avere le stories. Praticamente Instagram, tutta la cosa delle stories, l'ha fregata da Snapchat. Ha creato la stessa identica cosa. Per cui Snapchat fondamentalmente, al di là di mandare le sconcerie, non serve più a niente. Allora adesso tu riassumimi Snapchat in una frase. Instagram fatto per... ma fatto prima. Moralmente viva Snapchat, ma effettivamente disinstallatelo. Lei sa che cos'è Snapchat? Che cos'è Facebook? Facebook è il papà dei social network. Dai, che è forse quello arrivato prima. Infatti forse è superflua la spiegazione di questo, perché voi genitori ci siete purtroppo su Facebook. Ci siete. Lo è un social network dove voi siete. Lo ma levate già e male. Levatevi. Probabilmente il motivo per cui i genitori si iscrivono a Facebook piuttosto che agli altri social network è che la veste grafica ricorda un po' un ospedale. Cioè è molto povera, è molto seria, non è così giocosa come la veste grafica di Instagram, che è tutto arcobaleno. Che schifo gli arcobaleni. Facebook ha tutto. Puoi mettere le foto, puoi mettere i video, puoi scrivere le cose, puoi chattare, puoi fare mille cose. Infatti è riduttivo anche dare una spiegazione di Facebook. Ci siete voi, quarantenni e cinquantenni, che pubblicate tutti quei post con 340 puntini. Stamattina sono andato al bar, tun 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 tun. Ma che cavolo serve metterti qui? Ma è perché stanno ragionando. Perché loro, cioè immaginatelo, un quarantenne che si approccia a Facebook per scrivere un post, lo inizia a scrivere, poi riflette un po'. E mentre riflette non è che sta con le mani in mano. E a un certo punto scrive: caffè, buongiornissimo! Quindi tutto questo pensiero si è tradotto in un non nulla di fatto. Però grazie a loro che ci regalano emozioni uniche tutte le mattine. Ma vogliamo parlare delle foto che pubblicano i quarantenni? Quando magari viaggiano, sono la cosa più bella che esista. Si appoggiano alle rocce sorridendo. Oppure si vedono. I selfie e le foto degli adulti sono qualcosa di scandaloso. Ma che poi non si accontentano di farsene da soli queste foto. Tirano dentro anche i figli. Ed è questa la cosa grave. Che io mi sono sentito bullizzato per una vita intera. Ne sono uscito da poco, papà. Cioè, già noi che proviamo a usarlo decentemente, un social network, creare dei contenuti e cose del genere, siamo cosparsi nelle foto taggate, che poi su Facebook, quando entri nel profilo privato di una persona, la prima cosa che vedi sono le foto dove è taggato, quindi tutte quelle dei genitori che scrivono buona domenica con i miei bimbi. Puttino, e puttino, c'hai 45 puttino, anni puttino, tu figlio, cioè no. Capitano anche quelle quando eri bimbo, a 13 anni, quando la pubertà colpiva, avevi da parecchio brutto, eri ciccione e torchiato. Con scritto mi manchi. Il vero scopo di Facebook alla fine qual è? Quello di cercare i tuoi amichetti passati, di cercare la personcina che hai conosciuto la sera stessa. Beh, Facebook è nato così, è nato per virtualizzare la tua rete di contatti, però adesso viene utilizzato un sacco anche per conoscere gente nuova, tipo le ragazze. Alla fine anche Facebook serve a rimorchiare. Dimmi Facebook in una frase. Piazza Grande. Non lo so. Voi genitori che state guardando questo video, per favore, risparmiateci. Non posso più. Disiscrivetevi, andate all'aria aperta. Cos'è WhatsApp? WhatsApp non è un social network, è anche questo una piattaforma di messaggistica. Solo messaggistica. Solo messaggistica. Serve a chattare, a mettere in contatto direttamente due persone. Cioè, voglio scrivere un messaggio, non uso l'SMS, ma uso WhatsApp. Gli SMS sono diventati obsoleti, si usano soltanto quando per sfiga non hai la connessione internet nel cellulare. Le compagnie telefoniche ti mettono dei pacchetti con una quantità smisurata di SMS e ti dicono: guarda, tanti SMS, figo! Però non li usa nessuno. Sembrano infinocchiare le... WhatsApp è l'applicazione che crea più difficoltà nella pronuncia. Hai mai sentito un adulto pronunciarlo bene? Cioè, voi lo sapete pronunciare bene? WhatsApp.
che poi viene da WhatsApp. WhatsApp, cioè cosa succede, come va, cosa succede, eh? WhatsApp è diventato WhatsApp. Esistono poi due modi di comunicare su WhatsApp: con i messaggini scritti, tastierina, e vocale. Vocale, vocale. Ne abbiamo già parlato in un altro video, però tutte quelle persone che mandano quelle note vocali da 2-3 minuti, poi tu ti devi ascoltare, quindi una nota vocale di 2-3 minuti. È comodo mandarle perché premi un tastino e inizi a parlare, però è scomodo ascoltarle, ragazzi. Scrivete un po' di più. I puntini che mettevano su Facebook i quarantenni si tramutano in minuti di silenzio sul vocale. È vero, è vero. WhatsApp ti permette di fare degli agglomerati, dei gruppi, entrare in dei gruppi con tutti i tuoi amici, così che la messaggistica sia di gruppo. Tu mandi un messaggio, lo leggono tutti i tuoi amici che rispondono e diventa come una chat room, come un grande casino. I gruppi hanno sempre uno scopo, cioè il gruppo della squadra sportiva, il gruppo degli amici che si trovano al pub, il gruppo della famiglia. Purtroppo ci sono anche i gruppi con le famiglie, con i genitori e tutto quanto, che ti dicono arrivo a casa per la cena, metti giù la pasta. Però l'argomento del gruppo viene sempre un po' dimenticato e ci si ritrova praticamente in una fattoria. C'è un gran bordello, si capisce, gente che manda foto di cose che non c'entrano niente, c'è sempre un gran casino, e poi esco dai gruppi perché... Però in realtà WhatsApp è stata forse una delle più grandi invenzioni a livello di applicazione, perché raggirando probabilmente quella che è la legge, fa sì che tu possa gestire la comunicazione messaggistica, che è la comunicazione più usata dai giovani, gratis, se non pagando la connessione internet, che costa molto meno del prezzo degli SMS. Costa molto meno. Sì, la comunicazione è molto più istantanea, ma il livello d'ansia cresce a dismisura. Spieghiamo in maniera molto veloce e semplice cosa sono quelle due spuntine, due tic che trovate sotto ai messaggi. Non l'ho mica capito. Un tic non colorato vuol dire che avete mandato il messaggio ma non è ancora stato ricevuto. Due spunte non colorate vuol dire che il messaggio è arrivato al destinatario ma che ancora non l'ha visualizzato, e solamente quando diventerà blu vuol dire che l'avrà letto. E che ansia! Dai, riassumilo in una frase. L'unica piattaforma realmente utile perché ti fa risparmiare un bel po' di soldini e tempo e spazio, e mai nessuno ci capirà. Puoi rimanere. Prima di finire il video vi spieghiamo alcuni termini criptici che vengono usati soprattutto dai giovani e dagli esperti sui social network e nel mondo del web. Proprio brevemente però. Tag! È collegamento a una persona. Che cos'è un tag? Un tag è... come si può dire? Oh. Hashtag. Collegamento a un argomento. Mi sapresti dire che cos'è un hashtag? Non ne ho assolutamente idea. Che cos'è un hashtag? No. Quello che ho su Twitter con il cancelletto. Ok, e quindi la funzionalità di un hashtag? Mettere like. Ciao, l'ho visto, bello. Hype. Sono gasato. Trend. Moda. Che cos'è il trend? Cioè, una cosa trend dovrebbe essere una cosa che tira, una cosa che va di moda, diciamo così. Fake. Mentiroso. Buggato. Rotto. Influencer. Persona importante che decide se è caldo o freddo. Sapresti dirmi che cos'è un influencer? Influencer. No. Community. Tutti insieme ed appassionatamente. Spammare. Iscrivetevi. Bannare. Sei fuori. Essere bannati vuol dire essere, diciamo, mandati via, essere cacciati. Espulsi. Friendzone. Scusa, ma ti vedo solo come un pelapatate. No. Google Plus, adesso non ne parliamo. Che cos'è Google Plus? Mi sapresti dire che cos'è Google Plus? Grazie per aver guardato il video. Speriamo possa tornarvi utile. Adesso tocca a voi. Vi invitiamo a scegliere a qualcuno dei termini che abbiamo elencato prima, andare da vostra madre, vostro padre, vostro nonno, uno degli analfabeti digitali che avete in casa, e filmarlo mentre lo interrogate. Chiedetegli cose tipo: che cos'è un hashtag? Cos'è la friend zone? Inviatecelo per messaggio privato sulla nostra pagina Facebook e ne faremo una compilation di video per il nostro secondo canale. Mi raccomando, andate a iscrivervi a Round the Valley. Ma cosa vuol dire influencer? Influenza. Lasciate un mi piace qui sotto, cerchiamo di arrivare a 4225. È importante, quella cifra lì. Condividete il video su Facebook e taggate chi non sa usare i social network. Ce l'avete sicuro tra gli amici qualcuno che non lo sa usare. Buongiornissimo caffè a tutti, ci vediamo al prossimo video. Saluti dalla Valle Spaziale. Ragazzi, un altro mondo. Le figlie mi dicono non mi impegno a sufficienza. Che comunque i messaggi vocali più belli sono quelli di mia nonna. Quel mazzolino di fiori che viene dalla montagna. Cosa fai, Mickey? Perché non parla lui? A cercarlo solo io. Ciao, Mickey. Mi hanno detto che sei in casa tutto solo a studiare. Prendiamo il tè. Siamo
siamo andati a mangiare in un bel posticino. Tu non dici niente. Grande nonna Nick, grande!